Ok, buonasera a tutti. Allora, con questo tutorial volevo essere d'ausilio per quanto riguarda le problematiche che spesso si possono trovare al momento in cui ci troviamo a dover operare su delle apparecchiature frigorifere e abbiamo la necessità di recuperare il nostro gas refrigerante. Molto spesso ci si trova abbastanza spaesati. Senza magari pensare che ci bastano pochissime nozioni che comunque abbiamo comunque studiato, ma già fin dalle scuole elementari. Però magari in applicazione delle tecniche frigorifere troppo spesso si va un po' in preda al panico, l'insicurezza, l'indecisione, per cui a volte si ritiene un attimino opportuno cercare di assicurarsi capendo qualcosa di più. Quando noi dobbiamo andare chiaramente a fare un recupero da un impianto frigorifero che magari ha avuto un compressore che è andato in cortocircuito, quindi si presuppone carico di acidità, un refrigerante comunque malato da sostituire. Chiaramente andando a cambiare il nostro caro compressore, la nostra pompa volumetrica che ha compresso comunque il refrigerante che è all'interno della nostra apparecchiatura, chiaramente con un problema di cortocircuito, di danneggiamento del compressore, anche di rottura del compressore, anche a prescindere dal motore elettrico, andremo incontro certamente a del refrigerante che avrà delle impurità, grosse impurità, a partire nel caso di compressori andati per cortocircuito, di presenza di acido nel nostro refrigerante. Qualunque esso chiaramente sia. A questo punto, dovendo intervenire, abbiamo necessità di recuperare il refrigerante e di capire come farlo. Cosa abbastanza semplice. Innanzitutto dovremmo essere comunque approvvigionati di bombole, adatte alla nostra casistica. Quindi, da buon frigorista, ogni professionista deve avere le sue bombole di recupero. Per precisione, dovrebbe avere una bombola di recupero per ogni tipologia di gas che il nostro operatore troverà in tutti gli impianti che gestisce. Quindi ci troviamo a dover fare un recupero, prendiamo il nostro caro refrigeratore, la nostra pompa di calore, il nostro abbattitore di temperatura, insomma, qualsiasi impianto frigorifero, perché comunque invertendo gli ordini dei fattori il risultato non cambia. Dobbiamo estrarre il gas. Prendiamo il recuperatore. Col recuperatore andremo a suggerire il nostro refrigerante dalla nostra apparecchiatura e a trasferirlo nella nostra bomba. Come fare? Il recuperatore poi lo vedremo magari in un altro tutorial. Ora il nostro problema è la nostra bomba. La nostra bombola è costituita, nel nostro caso, adesso teniamo in considerazione tre concetti. Quella che è il peso lordo, il peso netto e la tara. Quindi abbiamo tre considerazioni da fare. Allora, il peso lordo della nostra bombola sarà chiaramente il peso totale della bombola, compresa del nostro refrigerante custodito all'interno. La nostra bombola vuota sarà la tara. E il nostro refrigerante custodito all'interno sarà il nostro peso netto. Quando noi dobbiamo operare nell'apparecchiatura, chiaramente dobbiamo sapere, anche per questioni di sicurezza, quanto refrigerante è custodito nella nostra bomba. Per fare questo, noi abbiamo stampigliato sulla bombola il peso della medesima con la scritta tara.
la vedremo nella bombola. Adesso infatti inserirò una fotografia che mostrerà quello che vi sto dicendo. Altro non rimane il quarto componente che è la nostra bilancia. Laddove noi comunque andiamo a pesare la nostra bombola, non sapendo cosa è custodita all'interno, ovvero sia quanto è il refrigerante che sta dentro, abbiamo la tara però, che è il peso della nostra bombola vuota, e abbiamo l'insieme, che è il peso lordo, quindi la bombola col gas che c'è dentro. Semplicemente matematica elementare, prendiamo la nostra bombola, la pesiamo, vedremo quanto è il peso complessivo della bombola, andremo a leggere nella nostra bombola, ciascuna bombola di refrigerante ha sempre la tara stampigliata sopra e la si vede, quindi andremo a detrarre la nostra tara dal peso che la nostra bilancia ci avrà dato. Quindi abbiamo peso lordo complessivo della bombola. Abbiamo la tara, che è conosciuta perché la nostra bombola ci dice qual è il suo peso a vuoto, e da qui andremo ad ottenere il peso netto. Abbastanza elementare, il peso netto sarà il nostro refrigerante. Quindi, tara, bombola vuota, netto, refrigerante. Lordo, bombola più refrigerante. Ora andiamo a attaccare il nostro recuperatore e andremo a recuperare quindi il nostro gas e lo mettiamo nella bombola. Considerazione da fare abbastanza importante è che chiaramente le nostre bombole hanno dei dati di targa che vanno chiaramente rispettati. I dati di targa ci dicono che la bombola può custodire, a seconda della tipologia del refrigerante, un tot di gas. E comunque, anche questo riportato o stampigliato sempre sulla bombola assieme alla tara. Quindi la nostra bombola ha stampigliato, ricordatevelo, sia per tipo di gas il quantitativo che può contenerlo. Ricordando che la capacità massima della bombola va tenuta in considerazione perché noi la nostra bombola possiamo riempirla fino all'80%, ricordandoci il concetto che pressione e temperatura vanno di pari passo. Quindi se abbiamo una bombola d'inverno, chiaramente avendo una bassa temperatura anche la pressione scenderà. Se la bombola ce l'abbiamo a luglio sotto il sole, dobbiamo comunque considerare che salendo la temperatura sale anche la sua pressione. Quindi la bombola deve essere capace di contenere la pressione, anche se ci sono tutti i sistemi di sicurezza, ma la cosa principale e primaria è che la bombola non superi l'80% della sua capacità in refrigerante all'interno. Quindi lordo, bombola più refrigerante, tara, bombola vuota, netto, solo il refrigerante. Ok. Attacchiamo il recuperatore. Facciamo in modo che il recuperatore trasferisca il refrigerante dal nostro impianto frigorifero alla nostra bomba. Preventivamente avremo azzerato la nostra bilancia con le bilance elettroniche in commercio. Un'operazione molto semplice che adesso vi farò vedere in fotografia. Eccola qui. Ecco. A questo punto azzeriamo il nostro peso, nonostante la nostra bombola stia sopra la bilancia. E da questo momento andremo a contare quanto refrigerante stiamo trasferendo dal nostro gruppo frigo, dalla nostra apparecchiatura frigorifera alla nostra bomba.
una cosa abbastanza elementare. Poi, chiaramente, è molto, molto scontato, però l'intenzione è quella di fugare eventuali dubbi, come ho già detto, come ho premesso all'inizio, di indecisioni, insicurezze, che sono cose abbastanza pratiche, ma poi il panico può prendere il sopravvento, ma non c'è niente di cui farsi intimorire. È abbastanza un'operazione abbastanza pratica che possiamo fare tutti. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione. Qualsiasi osservazione, domanda vogliate rivolgermi, chiaramente previo mia autorizzazione, poi fate le domande e poi sotto il nostro tutorial faremo tutte le domande del caso e cercherò di rispondere in maniera quanto più tempestiva. Vi saluto, vi auguro buon proseguimento e spero vi sia piaciuta questa intenzione di voler, insomma, chiarire una cosa abbastanza semplice. Buon proseguimento, ciao ciao.